nel fine settimana alle terme di Giunone la tradizionale 24 ore del donatore, una manifestazione sportiva che però supporta e promuove appunto la donazione di sangue. Vediamo. 3.202 vasche per un totale di 160 chilometri percorsi da centinaia di inarrestabili donatori di sangue, per ricordare che anche il bisogno di questo farmaco che non si produce non si ferma mai. La 12ª edizione della 24 ore del donatore, ospitata nella piscina olimpionica delle Terme di Giunone a Caldiero, ha fissato un nuovo record personale. 340 partecipanti, mai così numerosi, alla manifestazione organizzata da Fidas Verona partecipano sportivi da tutta Italia, uniti da un messaggio di solidarietà ed impegno civile. Donare sangue è molto importante e molto semplice. Rechiamoci nei centri trasfusionali per chiedere informazioni oppure chiediamo anche alle persone di riferimento. In ogni paese o in città ci sono delle sezioni FIDAS a cui possiamo porre le domande, possiamo chiedere dei chiarimenti e farci accompagnare ai centri trasfusionali. Ci vediamo l'anno prossimo perché la promozione continua. Nuotatori di tutte le età si sono alternati in vasca nel corso della staffetta, tanti amministratori della provincia di Verona e numerosi sportivi, dai giocatori della Blue Volley Verona Federico Bonami e Asparu Asparuov, al plurimedagliato campione paralimpico Manuel Marson, alle nuotatrici delle Fiamme Oro Giulia Gabrielleschi e Barbara Pozzo Bon, all'olimpionico delle Fiamme Gialle Andrea Toniato. Donare è un piccolo gesto e con i piccoli gesti si fa una grande differenza. Quindi il nostro invito, mio da parte di tutta la società, è quello di donare e ovviamente anche di venirci a sostenere al palazzino. Prima di tutto donare, fatelo.